siamo con Maurizio Zanei, uno dei più grandi collezionisti, diciamo, di Zoran Music, che ha prestato il tre quarti delle opere che sono in mostra a Monfalcone. Certo. Come è nato questo amore per questo Per grande questo artista. artista? Ma subito dopo, sì, negli anni 70-80, ci siamo trovati al Centro Pompidou, che era appena aperto nel 77, e lì abbiamo visto appunto un quadro di questo artista, Zoran Music, in mezzo a Kandinsky, Kokoschka, Giacometti, cose di questo genere. E quindi siamo rimasti sorpresi, soprattutto perché non conoscendolo, abbiamo visto a un certo punto scritto sotto Non siamo gli ultimi e Gorizia, Zoran Music. Allora ci siamo chiesti, dico, siamo proprio di queste parti, di Gorizia, quindi è stata una combinazione non conoscendo l'artista. E lì è cominciato perciò la curiosità e il desiderio di forse conoscerlo, ma soprattutto di vedere le sue opere, di capirne qualcosa. E quindi così abbiamo fatto. Poi siamo capitati che a Trieste c'era la Galleria Torbandena, l'anno dopo, una mostra nel 78-79 di paesaggi montani, le Dolomiti, Cortina, le Cinque Torri, Laverau, cose di questo genere, e quindi è stato un momento estremamente interessante in cui abbiamo detto, ma compriamo un'opera, no? E abbiamo preso un paesaggio delle Cinque Torri, dei pastelli colorati che tuttora conserviamo, che a me piace ancora tuttora tantissimo, insomma. E da lì è iniziata un po' questa, chiamiamola collezione, che noi non sapevamo che potesse essere una collezione poi definitiva. Quindi piano piano abbiamo cominciato a collezionare. In quegli anni i quadri di Music erano piuttosto accessibili, ci si poteva permettere di fare qualche acquisto, e così abbiamo cominciato a prendere proprio dei pezzi storici, dei pezzi bellissimi che adesso poi sono nella mostra di cui stiamo parlando, di Monfalcone, alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea e al MUCA, che sarebbe il Museo della Cantieristica, dove Music, dove è esposto di Music un pezzo, un capolavoro, un arazzo, un cosiddetto arazzo, che in realtà è un pannello ricamato che riguarda la storia di Marco Polo e il viaggio. Vuoi che dica Sì, no, certo. Perché è anche avanti? importante per capire come cioè, com'è il collezionista, Sì. come diventa uno collezionista e perché poi ha un interesse particolare su un artista e si focalizza e tu hai praticamente tutte le opere di Music che attraversano i tre percorsi del suo Sì, iter sui cicli, pittorico, sì, sul no? ciclo Sì. pittorico, la sua vita. In effetti sì, poi dopo l'attenzione si è focalizzata soprattutto su Music, però in realtà io ho preso anche altri artisti, quindi non mi sono limitato a collezionare qualcosa di Music. Poi dopo, così un po' random, ho preso qualche artista del Novecento, compreso tipo De Chirico, qualcosa del genere, insomma, che sinceramente amo anche, non è che amo solo Music. Certo. Però voglio dire, nello specifico, Music è il più amato perché ho trovato che ha una poesia fondamentalmente alla base delle sue opere. Questa poesia si rispecchia nel suo modo di essere pittore, dalle piccole carte soprattutto, alle grandi carte, gli acquerelli, le tempere e poi anche le grafiche, non solo gli oli perciò. Gli oli certamente per qualsiasi persona sono il punto di riferimento di un artista, perché sono quelli che si conservano di più. Però non va trascurato l'idea di poter collezionare, almeno per me è stato così, di poter collezionare proprio anche tutti i tipi di tecniche di pittura che Music ha potuto produrre, dalle più piccole alle più grandi. In effetti un artista secondo me si vede soprattutto cominciando dal disegno, da come sa disegnare, da come sa esprimersi pittoricamente.
Musici è nato come un pittore figurativo, indubbiamente, prima della guerra, no? E lui ha avuto un punto di riferimento nella sua vita, e penso anche come esempio per chi conosce la sua opera, è stato proprio il campo di concentramento nel 1944-45, quando lui è stato internato a Dachau, il periodo dell'olocausto cosiddetto, no? Della Shoah, eccetera, in cui lui non era ebreo, ma era un dissidente in un certo senso, anche se casualmente era una persona buona, generosa, intelligente, ma non era certo uno che fomentava o che faceva chissà che cosa, semplicemente si è trovato coinvolto e quindi di conseguenza è risultato un prigioniero da poter internare nel campo di concentramento. Ma quindi diciamo che io ho seguito perciò la vita di Musice, ho intravisto nella sua pittura, soprattutto dopo la guerra, qualcosa di importante e fondamentale, considerando che il periodo del campo di concentramento in cui lui ha lasciato come testimonianza dei disegni molto, molto importanti sui morti. Questi qua li considero dei documenti più che arte. In realtà dopo si è espresso pittoricamente in maniera sempre più essenziale, meno figurativa e addirittura con delle astrazioni. E quindi i suoi paesaggi, quelli che lui chiama paesaggi in termine generale, che poi diventano motivi dalmati, paesaggi dalmati, donne delle isole, mercati del giovedì, del martedì, eccetera, sono un po' i paesaggi un po' di tutta la sua vita. Paesaggio è per lui anche un termine vago che indica in realtà anche se stesso. L'autoritratto è anche un paesaggio per Musici. E quindi i paesaggi sono anche esprimere se stesso, far capire a se stesso, quello che i francesi chiamano moi. E che è me stesso, e infatti ci sono dei libri su questo argomento, no? Sul fatto di essere se stessi, di potersi capire e far capire agli altri che cosa si è. E lui, in questo senso, alla fine della sua vita, per esempio, dice: io sono un filosofo, un eremita, un anacoreta, quindi un viandante. E infatti il titolo della mostra di Monfalcone è proprio questo. Essere viandante, essere il viaggio della sua vita, praticamente. Il viaggio della sua vita che però non è nel caso specifico di questa mostra, non è un'antologica, è un viaggio impostato nel capire dei piccoli riscontri, dei periodi della sua arte, che sono inquadrati a livello quasi didattico, istruttivo per chi vede, nel senso di presentare l'opera grafica, i disegni, come dicevo prima, fino alle opere più importanti, gli oli. Ecco. È un viaggio dove il paesaggio diventa il paesaggio dell'anima, no? Sì, No, il luogo esattamente. dell'anima, dove Luogo dell'anima. l'anima si ritrova. Certamente. Sì, è il paesaggio dell'anima in cui l'evoluzione del suo pensiero con l'esperienza di vita, lui ha vissuto, come sappiamo, 96 anni, è vissuto 96 anni, quindi lui negli ultimi anni addirittura era quasi cieco, no? Quindi ha avuto modo di meditare a lungo sul suo passato dell'infanzia, quando andava, non so, verso i 30 anni, la giovinezza, poi il giovane adulto, andava a vedere i paesaggi dalmati, il Carso e quant'altro, e quindi da questo ha riportato memorie celebri che poi ha riportato dopo la guerra in altro modo pittoricamente, cioè una pittura poi fatta di memoria, di ricordi, mentre prima era una pittura en plein air, quindi una pittura nettamente figurativa, qualsiasi un'altra cosa in pratica. E quindi Musice nel suo percorso di vita, parlavamo di paesaggi, paesaggi dell'anima, quindi verso la fine della sua vita, è riuscito a esprimere
un pensiero profondo, cioè quello del mutamento delle cose, sia nel mondo animale, che sarebbe l'uomo, sia nel mondo minerale, che sarebbero le montagne che diventano rocce, roccette fino alla sabbia, e sia nel mondo vegetale che lui chiama cambiamento di stagione. In effetti il cambiamento di stagione è il titolo e anche concettualmente il suo pensiero filosofico, diciamo, perché il cambiamento di stagione è qualcosa che riguarda le stagioni e quindi la ciclicità nell'ambito annuale, come può essere per gli alberi, per i motivi vegetali che lui descrive molto bene, ma sono anche il cambiamento di stagione delle montagne che diventano rocce, che è un cambiamento legato proprio allo sgretolamento, al decadimento che c'è in natura del mondo naturale proprio, e quindi le montagne che blocchi così usciti dalla terra per vari movimenti tellurici diventano poi alla fine roccette. Roccette che sono le roccette delle montagne che decadono, ma anche del carso, che poi in un certo modo è similare, no? Però alla fine il cambiamento di stagione principale, quello che sicuramente l'ha fatto meditare di più e che l'ha toccato profondamente, è il cambiamento di stagione dell'uomo. Il cambiamento di stagione dell'uomo è molto particolare perché l'uomo quando muore muta, cambia la sua materia, cioè non è, potrebbe qualcuno pensare che sia questione di spirito, lui pensa che non occorre pensare allo spirito, basta pensare che noi siamo fatti di materia e questa materia muta perché quando uno muore e si sa che c'è un decadimento completo delle sue strutture, delle sue cellule che si trasformano e sappiamo, è inutile dire che la putrefazione è quella che poi muta la pelle e la carne dell'uomo, no? Così è successo con il periodo di Non siamo gli ultimi, quel periodo che lui ha definito così dopo 25 anni di subconscio negato, cioè in cui lui dal periodo del campo di concentramento in cui ha disegnato i cadaveri, lascia per 25 anni decantare nel suo subconscio, senza comunicare a nessuno, la sua tragedia umana, il suo problema esistenziale, diciamo, e quindi a quel punto fa un periodo dal 1970 circa di oli, disegni, disegnetti, grafiche di tutti i tipi per circa 20 anni, oltre 70, in cui descrive Non siamo gli ultimi, appunto. Quindi questa è la sua specificità, e quello è proprio il pensiero che quindi si traduce in questo cambiamento di stagione dell'uomo che muore, ma per lui l'uomo ha anche un riflesso così un pensiero naturalistico, un ciclo naturalistico della vita in cui lui non dà dei giudizi se succederà qualcosa da un punto di vista spirituale, religioso, quant'altro, se ne guarda bene, cioè non è che lui trascura questo aspetto, però semplicemente lo considera un fatto naturalistico.